Oggi faremo il tema sul papà. Molto insolente, non scherzo, sorride, mi alzo, le vado in bici. Ero contento, mi dico, non ricordo, mio padre mi ricordo presto, avevo solo 3 anni, non ricordo. Sai cosa mi dice? Neanche mi guardava, beveva il cappuccino, io non so come che parlava, dice qualcosa che l'avranno detta, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri, dai, fallo come tutti gli altri. Puttana maestra. E sono andata al posto, ricordo il foglio bianco come un vuoto, per 20 anni nel cervello, e poi ho pianto, non so per quanto pianto, su quel foglio bianco io non so per quanto pianto. La brilla in fondo al mare, venite bambini, non lasciatela andare, prendete la mano, portatela via lontano, e datele le carezze, tutte le energie, oh, cadono le stelle. E la primavera è come l'inverno, il tempo non esiste, neanche l'acqua del mare, e l'aria io non riesco a respirare. 12 anni, e non sono morto, ero in ospedale, non mangiavo più niente, e poi pure due anni, i vetri pavimenti, perse 7 anni, 600 metri quadri. Il mio capo mi ha salvato, ha detto, lì ci sono i giochi, se vuoi puoi giocare, il padre sono un uomo e gli uomini sono tanti, sei il migliore, sono il padre. Buongiorno, sono Francesco. Questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto, io ho inventato un mondo, sorrido per un foglio, spiro, via Francesco, vai. La scintilla, villa in fondo al mare, venite bambini, non lasciate andare, prendetele la mano, portatela via lontano, e datele tutte le energie, venite bambini. Ditemi che il mondo può essere diverso, tutto può cambiare, la vita può cambiare, può diventare come la vorrei diventare, ditemi che il sole nasce anche d'inverno, che la notte non esiste quanta la luna, ditemi che la notte è una bugia, che il sole c'è anche la sera.